Questo servizio è offerto da COP Services, risorse umane e soluzioni per il territorio. Il fantasma, o meglio la presenza della Dama Azzurra, perché così è stata battezzata, il pranoterapeuta Angelo Caregaro, noto anche come Silvano, non la scorderà. Si è manifestata due volte nel cortile del castello di San Zeno e gli ha raccontato delle cose molto personali, soprattutto la seconda volta, lo scorso mese di aprile. Ma lasciamo parlare Caregaro, il cacciafantasmi. Tutta una serata del 28 novembre del 2009. Eravamo io, mia moglie e i signori del PRA, che qui hanno il laboratorio del Proteatro. Siamo entrati qui verso l'una, una e un quarto. In quell'attimo un'energia, chiamiamo un'energia fattata, mi ha invaso tutto il corpo. In questo punto si è visto una luce color azzurrina che pian piano prendeva la forma di una donna, il quale si avvicinava verso di me. In quell'attimo io ho chiamato fuori anche gli altri. Come gli altri sono usciti, tutto è sparito. Allora, l'hai trovata anche una seconda volta? Ecco, una seconda volta è stato il 29 aprile del 2010, che sempre io e mia moglie stavamo venendo in centro, mi è invaso questa energia, che quale ho detto a mia moglie di restare lì, che io dovevo entrare qua, che lei ha detto: ma no, guarda che sarà chiuso perché è le 11, 11 e mezza di sera. Ho detto: no, se c'è questa energia qualcosa succede. Infatti, quando sono arrivato, il portone era aperto, c'erano i signori del PRAP, insomma, comunque non lo so chi c'era dentro al magazzino del Proteatro. Io sono entrato e in questo punto c'è stata proprio questa figura di donna, sempre nel suo allone azzurrino, che c'era come una telepatia, che questa telepatia mi trasmetteva che lei, intanto non si chiama Azzurra, però le piace il nome di Azzurra, che lei vorrebbe che ci fossero come un piccolo giardino in onore del suo amore, un amore che lei ha avuto proprio in tenera età. Però lui è morto, secondo questa telepatia, lei ha vissuto un altro anno, 2 anni più o meno. È morta anche lei di malattie e di questo dispiacere del suo Anselmo, ha detto che si chiama Anselmo. Mi ha accennato che quando erano giovani si conoscevano già, giocavano assieme, e lei forse proveniva dalle parti o ai confini tra Montagnana e Bevilacqua. Questa tua visione è confermata anche da una troupe di Sky che è venuta giù nel 2004, un sensitivo storico, eccetera, eccetera, e anche un operatore che aveva una macchina speciale, credevano che qua dentro ci fosse Giacomo da Mantova, e invece si è presentata questa donna. Sì, secondo queste interviste su Sky sembrava che una donna si avesse presentato come danzatrice. Ora, non so se la colleghiamo alla Dama Azzurra o è lei effettivamente, questo in seguito si potrà oppurare un po' con altre manifestazioni. Sì, anche l'assessore Morello, la presentatrice del concorso lirico internazionale, ha detto che due cantanti, mentre si allenavano gorgheggiando, sono scappate e sono venute nella sala austriaca, insomma. Sì, ho sentito l'assessore Morello che mi diceva che due cantanti cinesi, mi sembra, di lirica, hanno sentito questa presenza, anche forse anche una luce. Naturalmente loro sono fuggite perché non sapevano cosa succedeva. Comunque in questo palazzo, in questo castello, specialmente la parte del mastio, ci sono delle presenze. Naturalmente sarebbe molto bello che il comune intervenisse anche a questo per fare sempre turismo. Ora non ci resta che aspettare e vedere quando la Dama Azzurra ci concederà la prossima apparizione.